sento come se qualcuno mi stesse trapanando il cervello. Oh, sicuro che il posto sia questo. È l'indirizzo nel rapporto. Va bene. Ok. Forza, andiamo. Oh, Cristo. Gli androidi più sexy della città. Ecco perché hai insistito per venire qui. Oh, cazzo. Benvenuto all'Eden Club. Prosegue, signore, ma al momento non posso dirle niente. Ehi, Hank! Ehi, Ben, come butta? È quella stanza là. Ah, e comunque anche Gavin è qui. Oh, grande. Un cadavere è uno stronzo, meglio di così. Il tenente Henderson e il suo cane di plastica. Che cazzo ci fate voi qui? Abbiamo in carico tutti i casi che riguardano androidi. Ah sì? Beh, sprecate solo tempo. Sono un pervertito che si è lasciato prendere la mano. Diamo comunque un'occhiata se non è un problema. Avanti, andiamo. Sta cominciando a puzzare di alcol qui. Notte, tenente. Attacco di cuore. L'hanno strangolato. Già, ho visto l'ecchimosi sul collo. Anche se non dimostra niente. Un gioco finito male. C'è qualcosa che ci sfugge. Puoi leggere la memoria? Ehi, 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 ehi! Oh, Connor, è davvero disgustoso! Potrei vomitare di nuovo. Il solo modo possibile per accedere alla memoria è riattivarla. Pensi di farcela? È messa molto male. Se riesco sarà solo per un minuto, o forse meno. Spero sia sufficiente a capire qualcosa. Calmati. È tutto a posto. Vogliamo sapere che è successo.
ma è morto. L'hai ucciso tu? No! No, io non c'entro. Dimmi che è successo. Ha cominciato a picchiarmi. Ancora e ancora. L'ho implorato di fermarsi, ma niente. E allora chi è stato a ucciderlo? Non lo so, ero spenta. Non ho visto niente. Eri sola nella stanza. C'era qualcun altro con te. Volevo giocare con due ragazze. Ha detto così e noi eravamo in due. Dov'è andato l'altro androide? Ha detto qualcosa? C'era un altro androide. Ma più di un'ora fa, chissà dove sarà finito. No. Impossibile passare inosservati con quei vestiti. Forse è ancora qui. Qui lo riconosceresti un deviante tra gli altri androidi? Individuare un deviante è difficile. Oh, merda. Ci deve essere un modo. Magari un testimone, qualcuno che l'abbia visto lasciare la stanza. Andrò a parlare col gestore per sapere cosa ha visto. Dimmi se ti viene in mente qualcosa. Conoscevi la vittima? No. Oh, cioè, è stato qui forse due o tre volte. Non è che questa gente stia qui a parlare. Arrivano, fanno le loro cose e poi se ne vanno. Hai avuto problemi con androidi prima? Certo che no. Beh, una volta un modello è sparito due o tre mesi fa. Era lo stesso modello. Svanito e non sappiamo perché. Devi provare, Drago. Ho l'impressione che non ci siano telecamere. Ovviamente no. Voglio dire, è questo che piace dell'Eden Club. La discrezione. Vengono qui senza lasciare traccia. Sì, immagino. Mi scusi, tenente. Venga un secondo. Novità? Può darsi. Può affittare questa Tracy? Per Dio, Connor, abbiamo di meglio da fare! La prego, tenente. Deve fidarsi. Ciao. Per 30 minuti sono 29,99. Confermare l'acquisto, grazie. Non farà bene alle mie finanze. Acquisto confermato. Sì, prego. Piacere di conoscerti. Seguimi. Ti porto nella tua stanza. Ok, adesso. Ha visto qualcosa. Di che parli, allora? Il deviante lascia la stanza. Una Tracy dai capelli blu. Il club cancella la memoria degli androidi ogni due ore. Abbiamo pochi minuti per trovare dei testimoni. Ehi, adesso che ci dovrei fare? Dica che ha cambiato idea!
Scusa tesoro, ho cambiato idea. Proviamo questo. Prega che vada bene. Ha visto quella Tracy. So dove è andata. Beh, allora inseguila. Qui ci sono androidi ovunque. Come facciamo a capire chi ha visto la Tracy dai capelli blu? So da che parte è andata. Devo solo trovare un altro androide sulla sua strada. Aspetta, me ne occupo io. Merda! Troppo tardi!
Cazzo, guarda. Li usano finché non si rompono e poi li buttano via. Scappando! Quando quell'uomo ha rotto l'altra Tracy, poi sarebbe toccato a me. Avevo tanta paura. L'ho implorato, smettila, ma lui niente. Così gli ho messo le mani al collo e ho stretto. E non si è più mosso. Io non volevo ucciderlo. Volevo soltanto salvarmi. Tornare dal mio amore. Volevo stringere ancora le sue braccia per farmi dimenticare gli umani, la puzza di sudore, le loro volgarità. Dai, andiamo. Forse è meglio così.